Amici telespettatori, un cordiale buonasera da Umberto De Maria, sempre sulla web TV del portale streambasket.com. In Serie C2 si è giocata la terza giornata di campionato, è stata un'ecatombe per quanto concerne il fattore campo, non rispettato in tantissimi incontri, chiaramente lo vedremo con calma. Adesso andiamo prima a parlare della nuova Pallacanestro Napoli che ha vinto il derby con il Pozzuoli. È stata una gara non esaltante, ma gli uomini di Massimo Massaro hanno avuto la meglio sulla formazione allenata da Mimmo Posillipo per il punteggio di 55 a 69. Vi leggo subito il tabellino. Per il Pozzuoli Conte 3 punti, Pellegrino 11, Reggio 11, Lonkarevic 9, Enrico 6, Fiore 9, Porta 6 punti. Mentre per la Pallacanestro Napoli, che ha realizzato 69 punti, ha vinto il match, Mangiapia 3, Di Lembo 6, Di Lauro 3, Tonetti 6, Cristiano 5, Ciampi 29, Simioli 4, Tammaro 13 punti. Dunque Ciampi è stato il miglior realizzatore del match, il match winner di questo primo derby tra le due squadre partenopee a tutti gli effetti. E dalla serie B dilettanti del girone C passiamo alla serie C1, dove anche il Pontano, con il secondo successo consecutivo, è al comando della classifica del suo girone. Il Pontano ha battuto l'Agropoli nel derby campano per 68 a 62, primo quarto 18-21, secondo quarto 32-38, terzo quarto 55-53 e infine il risultato finale 68 a 62. Per il Pontano hanno realizzato Serazzi 9 punti, Davini 11, Astuto 10, Notaro 2, Orefice 7, Bugno 8 punti, Mele 9, Cervo 12 punti, mentre per l'Agropoli Rossi pose 11, Valentino 15, i fratelli Di Mauro entrambi 2 e 14 punti, Blaskovic 6 punti, Borrelli 1 punto, Palma 13 punti. Dunque il Pontano è primo in classifica, coach Licursi, gli amici Luca Coppola Bottazzi e l'amico Sabino Rascio possono esultare e possono essere contenti di questa vetta della classifica dopo due giornate di campionato, dopo aver violato il difficile campo di Reggio Calabria. Hanno fatto il bis al Palabarbuto contro l'Agropoli. Questo per quanto concerne la serie C1, e naturalmente dal prossimo numero probabilmente dovremo avere anche delle immagini da parte del Pontano Napoli, delle immagini che dovrebbero essere trasmesse da Andrea Di Natale, che è il capo ufficio stampa della squadra partenopea. Questo per quanto concerne la serie C1. Passiamo adesso alla serie C2, leggendovi subito i tabellini della terza di campionato. Per il girone A, Barra Casavatore 65-68, Arzano Partenope 67-69, Portici Maddaloni 47-60, Montescaglioso Nola 86-77. La classifica: Maddaloni e Casavatore a 6 punti in vetta alla graduatoria, Montescaglioso e Partenope e Napoli 4, Nola e Barra 2, chiudono Portici e Arzano con 0 punti. Per il girone B, Pianura Santa Maria Vico 48-70, Euroservice Benevento Stabia 83-65, Meo Martini Benevento Scafati 54-73, Telese Terme Basket Senise 65-89. La classifica del girone B: Euroservice Benevento e Senise 6 punti, Santa Maria Vico 4, Meo Martini Benevento, Telese Terme, Stabia e Scafati con 2 punti, chiude il Pianura 0 punti. Per il girone C, Forio Ischia Calamoresca 63-64, Monte di Procida Bellizzi 80-57, Basket Capua Cercola 66-68 e Marigliano Savoia non è ancora giunto il risultato, a pochi minuti dal termine era in vantaggio di 10 lunghezze il Marigliano. E dunque, a meno che di un miracolo, la classifica dovrebbe essere Monte di Procida e Marigliano 6 punti, Cercola 4, Calamoresca 4, Savoia 2, Bellizzi 2, chiudono Capua e Forio con 0 punti. Noi come sempre abbiamo seguito la gara del Capua, che ha centrato tra virgolette la terza sconfitta consecutiva e crisi nera
a Capua. Ci sono problemi, probabilmente in settimana ci sarà, durante il primo allenamento utile, la riunione e un faccia a faccia tra coach, allenatore, coach, giocatori e dirigenza, per parlare un po' di questo immediato futuro, perché è praticamente crisi nera, due partite perse nell'ultimo minuto di soli due lunghezze e una scivolata enorme in casa contro l'altra neopromossa Calamori Scabacoli. E per questa gara ascoltiamo il servizio dal Palazzo dello Sport di Capua durante il match, con le riprese di Dario Spitaletta e Gianluca De Maria. Terza sconfitta consecutiva del basket Capua e crisi nera per il team allenato da Francesco Miraglia. Contro un Cercola che ha giocato la sua brava e buona gara, Izzo e compagni sono scivolati sulla buccia di banana nell'ultimo giro di lancette, facendo così emergere ancora una volta grossi limiti di gioco, caratteriali e di amalgama. Una sconfitta che suona come un grosso campanello d'allarme per la panchina, per alcuni atleti e per un insieme di problemi che si cercheranno di risolvere nel migliore dei modi, a cominciare da martedì sera nel primo allenamento utile, con un faccia a faccia tra atleti, coach e dirigenza giallorossa. Il match ha visto un chiaro dominio della compagine cercolese sin dalle prime battute, grazie ad una prova stratosferica di Le Guen, lo straniero di colore preso a settembre, che ha realizzato alla fine 21 punti nel match, risultando poi il migliore in campo. Nel primo quarto, dopo un buon avvio del Cercola con i canestri di Le Guen e Mennitti, il Capua ha avuto la forza di reagire con 4 punti consecutivi di Izzo da sottomisura. Sembrava che finalmente il ghiaccio si fosse rotto, ma il tutto è durato poi poco tempo. Un fuoco di paglia questo. E coach Ciaravolo aveva punti anche dall'atleta Maddaloni, punti importanti che al termine del primo quarto il Cercola conduceva 14-19. Nella seconda frazione di gioco per i capuani dava il suo apporto anche il lungo Ranieri, con due canestri consecutivi da sottomisura, mentre il play Aragosa centrava più volte la retina avversaria dalla media distanza, ma contro un Cercola determinato a fare il suo buon gioco, tutto ciò era ancora davvero poco. Infatti Le Guen e Mennitti imperversavano ad infilare palloni importantissimi nel canestro capuano, grazie anche ad una leggera difesa ad uomo giallorossa. Bronca dalla lunga distanza diventava pericolosa con una sconfitta di punto, al riposo e ancora Cercola a comandare con 29-35. Nella ripresa coach Miraglia comandava il pressing da metà campo, ma Cercola è attento ad attaccare. Manda più volte il pallone sul lungo Lengue, che trasforma in canestri importanti assist provenienti dai vari Guarino, Borriello e lo stesso Mennitti. A quel punto, come una resa in primis psicologica, coach Miraglia cambia tutto e tutti e 5 gli uomini in campo. Si siedono Aragosa, Iorio, Adamo, Santoro e Izzo per far posto a Ranieri, Branca, Violante, Massimo e il giovane Spitaletta, come a dire, o meglio, a mandare tutti a quel paese. I giovani reggono l'urto per qualche minuto, ma poi è sempre Cercola a chiudere in vantaggio la frazione di gioco sul 43-51. Scossi, forse mortificati, i senatori giallorossi tornano in campo dopo il mini riposo più carichi e motivati, infliggendo così un parziale di 14-2. Che porta nell'ultimo quarto Capua in vantaggio di 4 punti al 37esimo, 62-58. Sembra fatta per la squadra giallorossa, ma il torpore ripiomba sui giocatori capuani, che si fanno stupidamente raggiungere dagli avversari e superarsi poi nel finale al photo finish. Dunque ancora una sconfitta di 2 punti per il Capua, che lascia tanto amaro in bocca ai sostenitori giallorossi e apre una lunga serie di dubbi su come sia stata costruita una squadra che ha un unico vero obiettivo, la salvezza. Ma di questo passo il baratro non è lontano.
avete ascoltato il servizio del match Basket Capua Pallacanestro Cercola, dove gli uomini di coach Ciro Ciaravolo sono riusciti all'ultimo a portare a casa i due punti, dopo chiaramente aver giocato un match ed essere premiati perché ci hanno creduto fino in fondo, anche quando Capua con un parziale di 14-2 aveva riportato, aveva ribaltato un po' le sorti del match a pochi minuti dalla fine. E chiaramente per questa vittoria ascoltiamo appunto l'intervista a coach Ciro Ciaravolo e a seguire al giovane Violante, Giosuè Violante del Basket Capua. Allora, praticamente io credo che si giochi, praticamente un mini campionato, nel senso che Monte e Marigliano faranno campionato a sé, mentre tutte le altre, voglio dire, è importante riuscire a trarre soprattutto qualcosa fuori casa. Noi stasera ci siamo riusciti. Come ci siamo riusciti? Secondo me con una buona difesa, che per almeno tre quarti, escluso l'inizio del quarto quarto, ci ha tenuto sicuramente a galla. Infatti una partita a basso punteggio, direi, secondo me la nostra difesa veramente ha fatto la differenza ad un certo punto. Anche loro sono una squadra, voglio dire, al nostro livello, quindi sicuramente ci si aspettava una partita equilibrata. Peccato per l'ultima situazione, però vabbè, fa parte del gioco, l'importante è finire bene sia per noi che per loro. Io credo che Capua comunque sia una squadra buona, infatti noi la teniamo molto, Iorio, Rizzo, Aragosa, Adamo, sono sicuramente buoni giocatori e soprattutto io credo che quest'anno sia una squadra ben assortita. Ci vuole pazienza, è ovvio, il campionato è lungo, però anche la reazione che hanno avuto, secondo me non era facile sicuramente recuperare 10 minuti. Il campionato è lungo, noi saremo tutte quante là a lottare. Allora, dopo l'inizio un po' titubante della squadra, siamo riusciti a recuperare intorno al terzo quarto, poi purtroppo ci è mancato alla fine il tocco in più per vincere, nonostante la buona difesa nell'ultimo quarto. Purtroppo troppo nervosismo in campo e purtroppo i giocatori non riescono a trovare ancora quel rapporto di squadra che dovrebbe caratterizzare qualsiasi team. E questo ci comporta queste sconfitte di un punto, due punti, che purtroppo sono pesanti. Dunque avete ascoltato le interviste con Ciro Ciaravolo e Giosuè Violante al termine del match tra Basket Capua e Pallacanestro Cercola. Per questa puntata di Basket News è davvero tutto. Umberto De Maria vi saluta, vi ricorda di inviare i file video, massimo 3 minuti, con interviste in coda alla nostra casella di posta streambasket@gmail.com e noi saremo lieti e grati di pubblicare durante questo programma. Umberto De Maria vi saluta, vi augura una buona settimana, a risentirci fra 7 giorni.